amici di Amazon Prime Video. Sono io, sono Michela Giro. No. Non è Chiara Ferragni Unposted. Volete vedere il mio documentario? Prendete Chiara Ferragni Unposted, drogatevi e poi guardatelo al contrario. Porterete la mia vita. In Mrs. Mason, una delle linee narrative più belle è il rapporto di Miriam con Susan, quella che da direttrice di una bettola di New York diventerà poi sua agente e sua amica. A pensarci bene, anche il fatto che Mrs. Maisel sia una comica di successo in America è molto bello. Anche il fatto che lei indossi degli abiti di Chanel in metropolitana è molto bello. Io in metropolitana non ci vedo più, perché sono stanca che la gente mi faccia l'elemosina quando dico che faccio stand-up comedy. E comunque a Roma la metropolitana c'ha due linee. Al massimo io la posso usare per andare dalla cucina al cesso. Ed è proprio in quel tragitto della metropolitana, tra la cucina e il mio cesso, che ho conosciuto quella che poi sarebbe diventata la mia agente. Il compito di un agente è quello di sostenere e incoraggiare l'assistito e procurargli lavori in cambio di una percentuale, tipo un pappone o un procuratore sportivo, solo che io piango molto meno di un calciatore di Serie A. La mia agente è la mia badante. Io per la mia agente sono un anziano. Un vecchio, come dice lei. Ho così poca concentrazione che tutto ciò che una persona riesce a fare in 20 minuti, io riesco a farle in sole 4 ore. Mandare una mail, fare un provino, scrivere un monologo, il tutto piangendo, facendomi la pipì addosso e chiedendomi ciclicamente chi sono, dove sono, per poi ricordarlo, realizzarlo e piangere ancora più forte. Pensate che in queste condizioni ci sono persone che hanno fatto un governo. Insomma, il rapporto che ho con la mia gente è simile a quello che si può avere con una madre, a parte il fatto che almeno la mia gente, quando mi vede, non fa finta di essere sordoceca. Il punto è che io vorrei tanto che la mia vita fosse quella di Mrs. Maisel. Io vorrei tanto che la mia gente sotto sotto fosse la mia amica, ma lei dice che non può, per motivi professionali. Esattamente la stessa cosa che mi hanno detto la polizia e i miei tre psichiatri, che saluto. Sicuramente mi stanno guardando. E quindi mi devo accontentare delle amiche che ho, che spesso sono quelle che io definisco le psicofregne. Ovvero quelle ragazze bellissime che vivono la propria bellezza come un peso e devono rimpiazzarla a tutti i costi con una sorta di intellettualismo non richiesto. Quelle che la sera intrattengono la platea con doti intellettuali del tipo «Cioè, io penso che l'essenziale è invisibile agli occhi, no? Perché alla fine 7x8 2019 e alla fine io posso dire una cosa che penso ma dico, no? Cioè, comunque la Jussoli è un bel titolo per un disco, no? Un disco trap, cioè una cosa che Jerry Scotti, no? E tu dici ma non sta di niente, e invece il coglione di turno si gira e fa ma quanto è profonda Maria Ida. E poi c'è la psicofregna fast edition. Più veloci sono le sue elucubrazioni, le sue parole, più velocemente la stante si dimenticherà di avere davanti qualcuno il cui vuoto interiore riempirebbe il parcheggio dell'Esselunga di Mariano Comense. Ciao, sono Shanaya, ho 24 anni, ho i maglioni larghi d'inverno, l'odore della pioggia e ho scritto una tesi, si chiama Comunismo e altri modi di dimagrire, da Antonio Gramsci a Panzironi. Se volete distruggere la vostra autostima, uscite con una psicofregna. È un po' come quando uscite di casa e vi dicono ma siete sorelle? E l'altra è Franco Battiato. Un'altra tipologia è quella molto simile a Imogen, l'amica di Mrs. Maisel, ovvero le ragazze del mio quartiere, le ragazze di Roma Nord. Praticamente le ragazze di Roma Nord sono sempre in coppia e la loro visione della coppia è identica a quella dell'America degli anni 60, con la differenza che il divorzio non è vista come vergogna, ma come opportunità. Pensate che le feste più frequenti ai Parioli sono quelle di divorzio. Quando si è sposata la cugina di mia madre era così preoccupata che si è portata avanti con il regalo di divorzio. Le ha comprato il Principato di Monaco. Devo dire che alcune mie amiche mi fanno sentire un po' a disagio, perché sono sempre fidanzate, no? Per 2-3 anni di fila. Io che in 3 anni mi sento realizzata perché sono solo riuscita a leggere Il Piccolo Principe. E per alcune di loro il metro della loro relazione è la gelosia, anzi il possesso. Il fidanzato è un bene scaricabile dalla dichiarazione dei redditi, esattamente come il dentista, il SUV o la casa a Capalbio. Ammiro molto come difendono con caparbietà le loro relazioni dalle insidie metropolitane, no? Postando su Facebook delle piccole allusioni, dei piccoli avvertimenti in caps lock del tipo «Forse se ti piacciono i ragazzi sposati è perché sei una puttana!» Oppure «Ragazze, no, tutto a posto, non ce l'ho con voi, però la prima che provo a toccare il mio uomo a dirgli anche ciao è una troia!» Però le mie preferite, my favorite of internet, sono quelle che mettono la foto di lei, di lui e poi sotto la didascalia dei cucini dei Gregori Tiziano Ferro, tanto non gliene frega niente, e la frase «Io e te ce l'abbiamo fatta contro tutto e contro tutti, nonostante quello che abbiamo sofferto, nonostante i nostri nemici, i vostri nemici, ma chi siete Agamennone?»
Chi sono queste Elena di Troia che dopo aver sfidato le insidie di Poseidone, dopo essere sfuggita ai ciclopi, alle strigone, alla maga Circe e dopo aver attraversato a nuoto il mar Mediterraneo, si avventano fameliche sulle spiagge di Atene grondanti di acque squirte per attentare la virtù di quel cesso a pedali del vostro fidanzato? Ma con chi credete sta? Con tutto il calendario dell'Osservatore Romano? E ovviamente il poveretto, il derelitto, cosa fa? Stroncato da così tanto stress, da chi viene? Da chi viene a farsi consolare? Da me, Bevis. Da me, dalla caraffa parlante. E io ovviamente, che provengo da una famiglia di tradizione militare, sono votata al senso del dovere. Che cosa posso fare? Io ci devo andare. Dovrò pure far qualcosa per la Repubblica Italiana. E cosa farebbe Mrs. Mason in questo caso? Probabilmente si sbronzerebbe per dimenticare e farebbe da sbronza un monologo di stand-up comedy della Madonna. Io ci ho provato anch'io a sbronzarmi prima di salire sul palco, solo che nessuno ha notato la differenza. Una volta però ho sentito: mi cara, ti voglio bene, sono ubriaca! È stato bellissimo. Qualcuno mi vuole bene, allora non era una mia fan. Non sono l'unica persona ubriaca della stanza. Lo ero. Michela, ti voglio bene, me l'ero detta da sola. E chissà quali altre cose. La mia gente mi ha detto: non puoi ridurti così, stai buttando la tua vita, devi scegliere o la vodka o l'Exodan. Io non posso dirvi cosa ho scelto, ma se avessi dei fan li vorrei proprio così. Delle persone in balia di se stesse, in preda al delirio, delle persone che dalla vita vogliono tutto, sia la vodka che l'Exodan. Esattamente come me, che sembro sempre ubriaca anche quando sono sobria. E forse è questa la vera cosa che io e Mrs. Mese non abbiamo in comune. Signore e signori, grazie. Io sono The Marvelous Mrs. Giraud. Thank you and good night.